Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, appena in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è lunedì 20 ottobre e nella diocesi di Termoli Larino si celebra l'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale, solennità nella cattedrale, festa nelle altre chiese. Stiamo portando avanti un lavoro estremamente esigente che ci porterà presumibilmente entro dicembre sia a varare la maggior parte delle norme regionali e nazionali che riguardano la nostra macchina amministrativa che ad uscire dal commissariamento della sanità e dalla contestuale conclusione del piano di rientro. Lo ha confermato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in un incontro a Chieti. Circa 38 milioni di euro di fondi par FAS sono stati ripartiti, cioè suddivisi dalla Giunta regionale abruzzese dopo l'avviso pubblico per interventi su edifici comunali. 18 milioni 620 mila euro la somma precisa e scolastici 18 milioni 300 mila euro. Alla luce di ciò, il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, a Pescara ha incontrato i beneficiari di tali provvidenze per pervenire a definire gli strumenti attraverso i patti che la Regione sta predisponendo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale dell'Abruzzo numero 35 del 2014 che riguarda la nuova organizzazione dipartimentale della Regione. La legge di riforma della pubblica amministrazione abruzzese rappresenta una rivoluzione amministrativa, commenta la Giunta regionale, con l'introduzione di un direttore generale sovraordinato, 7 dipartimenti, un gabinetto di presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al presidente della regione e la figura innovativa del commissario realizzatore. Il Consiglio centrale, il Consiglio comunale di Montesilvano, approvando il bilancio a larghissima maggioranza, ha avviato un indispensabile e non più rinviabile percorso di risanamento per Montesilvano. Questo obiettivo si può raggiungere solo attraverso il contributo di tutti quei consiglieri che hanno a cuore le sorti della città e lo hanno dimostrato pubblicamente. Tantissimi montesilvanesi mi hanno fatto pervenire in questi giorni, direttamente o indirettamente, un chiaro invito a superare le divisioni e a lottare insieme per iniziare il percorso di risanamento. Così il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha spiegato il ritiro delle sue dimissioni. La richiesta di adesione al patto di stabilità orizzontale è stata deliberata dalla Giunta Comunale di Montesilvano. L'importo oggetto della richiesta per il 2014 da parte del Comune è di 3 milioni di euro che dovranno essere restituiti nel 2015. L'assessore al bilancio Verrini ha spiegato che la procedura si è resa necessaria perché ci sono oltre 64 milioni e 200 mila euro e 300 mila euro di debiti, ai quali aggiungere anche eventuali debiti fuori bilancio, ed il patto di stabilità è stato sforato di oltre 11 milioni. Il patto di stabilità orizzontale invece potrebbe far scongiurare il dissesto finanziario.
verificare la possibilità di far dichiarare San Silvestro un sito di interesse nazionale come Bussi e Piano d'Orta e da cui ripartire per arrivare alla delocalizzazione delle antenne dei ripetitori e radiotelevisive. È l'ipotesi avanzata dall'assessore regionale all'ambiente Mazzocca nel sopralluogo di sabato a San Silvestro, dove ha incontrato i rappresentanti dell'associazione No Elettrosmog. La delegazione ha consegnato a Mazzocca una lettera con diverse richieste, tra cui quella di incontrare l'Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni, il Corecom, il Sindaco di Pescara, i consigli di amministrazione della RAI e i comandanti delle forze di polizia per mettere in campo le azioni necessarie per lo spostamento delle antenne. In base all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Pescara sulla revisione del regolamento del piano delle stazioni radio base della telefonia mobile, è stata istituita l'unità di progetto intersettoriale che dovrà entro i prossimi quattro mesi produrre una nuova proposta per disciplinare la materia, il che si attende da almeno un decennio, perché da almeno 10 anni è necessario un aggiornamento. E quanto ha annunciato l'assessore alle sue PSUE del comune di Pescara, Sandra Santavenere. Al via da oggi i lavori di manutenzione della pavimentazione su Corso Umberto a Pescara, già partiti quelli invece a Pescara Vecchia. Il vice sindaco del Vecchio dice: rimetteremo a posto le mattonelle sconnesse da anni. Operai dunque al lavoro per la manutenzione della pavimentazione cittadina di Pescara Vecchia e Corso Umberto. Nel primo caso si tratta di operai comunali che stanno ripristinando la pavimentazione sconnessa. Domani alle 17.30 al Medio Museum di Pescara sarà inaugurata la mostra di scene e costumi Le Mortire de Saint-Sébastien di Gabriella Albertini. L'accostamento interpretativo dell'artista abruzzese all'opera d'Annunziana, segnatamente all'aspetto scenografico del teatro del poeta pescarese, raggiunge esiti spesso inesplorati, secondo gli organizzatori della mostra, anche dalla critica più accorta. Per meglio comprendere, al di là dell'indiscusso valore intrinseco delle opere dell'Albertini, certi aspetti del complesso mondo del grande artiere abruzzese. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. E parte un programma, anzi è già partito, un programma di concerto di musica sacra ad opera del maestro Alfredo Santavenere, che si svolge nelle chiese cittadine di Pescara. Domenica 26 ottobre alle 19 l'appuntamento sarà presso la parrocchia dello Spirito Santo in piazza Spirito Santo con appunto il maestro Santavenere. Domenica 9 novembre alle 19 appuntamento invece nella chiesa cattedrale di San Cetteo in via D'Annunzio con organo sempre del maestro Santavenere. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 26 gradi e venti deboli. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.